Questo canale è nato con l'idea di poter condividere e di raccontare ad altri il mio modo di vivere la mia fotografia. Per fare questo, però, serve un bel po' di attrezzatura. E quindi, oggi, analizziamo insieme tutta l'attrezzatura che mi permette di realizzare tutti i contenuti che vedete abitualmente qui sul canale. Quindi, partiamo subito. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Mattia, ma non perdiamoci in chiacchiere e partiamo subito. Iniziamo analizzando quella che è la mia postazione, al centro della quale, alle mie spalle, vedete il mio monitor. Si tratta del BenQ 2420PT. È un monitor un po' vecchiotto, ma che può dire ancora la sua dal punto di vista delle caratteristiche. Si tratta di un monitor 2K, in rapporto 16:9 e, soprattutto, con una copertura dello spazio colore sRGB del 100%. Una volta calibrato, la fedeltà cromatica è ottima e per fare questo utilizzo un colorimetro. Si tratta dello Spider 5 Pro della Datacolor. Si tratta in entrambi i casi di accessori un po' datati, ma sinceramente non ho mai avuto problemi né con il monitor né con il colorimetro e non sento attualmente la necessità di passare a qualcosa di più avanzato, quindi per ora va bene così. Il BenQ è collegato tramite cavo HDMI a quello che è il vero e proprio cuore pulsante della mia scrivania, il mio Dell Inspiron 7590. Si tratta di un portatile piuttosto versatile, lo definirei un tuttofare. Infatti, questo portatile viene tutti i giorni con me in università, dove lo utilizzo principalmente per prendere appunti. A casa, però, questo portatile mi permette anche di giocare un pochino e, soprattutto, di editare sia foto che video senza alcun tipo di problema. Insomma, la potenza bruta di questo PC non è per niente male. L'unico piccolo collo di bottiglia l'ho avuto con After Effects, che però, come sapete, è un programma davvero molto esigente in termini di risorse. Oggi però non siamo qui per parlare specificatamente di questo computer, quindi se siete interessati e volete un video più dettagliato scrivetemelo giù nei commenti, magari possiamo fare una sorta di mini recensione di questo portatile di casa Dell. Il resto della scrivania è piuttosto semplice e minima, poiché non amo avere troppi fronzoli in giro quando lavoro. Al centro della scrivania giganteggia questo enorme tappetino nero di casa Oki, che è semplice, economico e soprattutto super comodo. Oltre a questo abbiamo due semplici periferiche Bluetooth che mi permettono di non avere troppi cavi quando sto alla scrivania per tanto tempo. In particolare si tratta della tastiera K380 di casa Logitech, che sicuramente avrete già visto in tantissimi video qui su YouTube e che è super riconoscibile grazie ai suoi tre tasti gialli che la rendono insomma molto iconica. Oltre a questa abbiamo l'MX Master, sempre di Logitech, prima versione. Si tratta di un monitor abbastanza grande e pesante, ma super comodo e avvolgente. È vero, costa un po', ma se passate tante ore al computer, avere un monitor di queste dimensioni vi cambia davvero la vita. Per finire, sul resto della scrivania troviamo la piccola piantina che, come sapete, contraddistingue ogni vero YouTuber. O forse no. Abbiamo poi un Amazon Echo Plus, che mi permette di avere Alexa sempre a portata di mano, e una semplice lampada RGB di casa Oki. Sul bordo della scrivania ho poi incollato una piccola striscia RGB che può essere sempre comandata da Alexa e che sicuramente avete già visto in tutti i miei video perché mi permette di dare quel bel effetto colorato sullo sfondo che appunto utilizzo in tutti i miei video qui sul canale. La scrivania in sé invece non è nulla di speciale, si tratta infatti di un vecchio ripiano che avevo in casa al quale ho attaccato quattro gambe molto semplici di IKEA e che soprattutto ho rivestito con una pellicola in vinile che mi dà quell'effetto legno scuro che a me personalmente piace davvero tanto. Ma dopo aver pensato, scritto e pianificato tutti i miei video alla scrivania, è giunto il momento di girare. E quindi passiamo alle luci. L'illuminazione dei miei video è davvero davvero molto basilare. Si tratta essenzialmente di due lampadine alogene della Newell, ognuna delle quali è montata sul suo stativo e ognuna delle quali viene diffusa da un piccolo ombrello bianco. Entrambe le lampadine sono poste circa a 45 gradi alla mia sinistra e rendono questa bella luce molto molto morbida. Utilizzo però due lampadine, entrambe poste alla mia sinistra, una circa 45 gradi e una ancora più laterale. E il motivo per cui ne utilizzo due è essenzialmente questo. Le lampadine infatti non sono molto potenti, quindi se ne utilizzassi una sola il risultato sarebbe questo qui. Insomma, l'illuminazione è ancora decente, ma non voglio spingere troppo in su gli ISO della mia X-T2, quindi preferisco sempre utilizzare due lampadine. Torniamo come al solito.
Il resto dell'illuminazione è fatto dalla striscia LED RGB e dalla lampada RGB di cui abbiamo parlato prima. Questa combinazione di lampada da scrivania e striscia LED mi permette di ottenere essenzialmente qualunque combinazione di colori io voglia. E questo contribuisce a rendere un po' più vivo e più interessante il mio background. Infatti posso essenzialmente ricreare qualunque schema composto da due colori io voglia. A me piace davvero tanto giocare con i colori sullo sfondo, perché credo che diano davvero un qualcosa in più ai video. Infatti, se non ci fossero i colori, i miei video apparirebbero così. Insomma, tutto molto più noioso e meno interessante rispetto al solito, non credi? Quindi è meglio ritornare subito al solito, come siamo abituati. Dopo l'illuminazione arriva la componente audio, e chi segue il canale da molto sa bene che l'audio è stato sicuramente il problema più importante che ho riscontrato nei primi mesi in cui ero su YouTube. Non fraintendetemi, ora l'audio sicuramente non è un ottimo audio, è però un audio piuttosto pulito e sicuramente accettabile. L'audio dei primi video in confronto era terrificante. I primi video infatti erano girati con un microfono a pulce, un piccolo lavalier, che però non mi soddisfava né dal punto di vista del design né dal punto di vista della praticità. Infatti con quel tipo di microfono proprio non mi trovavo. Quindi dopo poco ho fatto un piccolo upgrade e sono passato a Rode VideoMicro, il microfono sicuramente più diffuso su YouTube Italia, ma anche questo piccolo upgrade non mi aveva portato la qualità audio che desideravo. Quindi dopo aver chiesto ad amici, parenti, fotografi e videomaker, ho finalmente capito qual era il più grande problema del mio audio, che, per dirla tutta, era il problema più semplice che potessi avere. Infatti il microfono non era abbastanza vicino alla mia bocca. Per risolvere questo problema ho quindi acquistato un cavo di prolunga della Rode, ma soprattutto una piccola asta per microfoni. Infatti voi non lo vedete, ma il mio piccolo videomicro è appena qui fuori dalla mia quadratura. Proprio qui. E con questa asta posso avere il mio microfono a pochi centimetri dalla mia bocca. Questo mi permette di avere un file audio molto molto pulito già in camera. Questo è sicuramente il più grande traguardo e la più grande soddisfazione che sono riuscito a levarmi per quanto riguarda YouTube. Infatti detestavo letteralmente l'audio che avevo nei primi video. Audiofili, se ci siete e se siete all'ascolto, scrivetemi giù nei commenti come posso migliorare ancora l'audio del mio canale. Sono tutto orecchi, sono nelle vostre mani. Arriviamo ora a quello che è il vero e proprio cuore pulsante di tutto il canale, la mia Fujifilm X-T2, la mia camera principale da 2 anni a questa parte. Si tratta di una mirrorless APS-C un po' vecchiotta, infatti la X-T2 è stata presentata ben 4 anni fa, nel 2016, ma che ancora oggi può dire la sua. La X-T2 non ha grandissime qualità in ambito video, ma la mancanza che sento di più in questa macchina è sicuramente lo schermino, che è sì orientabile in alto e in basso, ma che non è completamente flippabile in avanti. E questa, credetemi, è una grande, grande mancanza per chi, come me, ha bisogno spesso di riprendersi. Infatti mi è capitato più e più volte di aver premuto male il pulsante di registrazione e di aver parlato diversi minuti senza aver effettivamente registrato nulla. Dopo un po' di volte questa cosa diventa davvero davvero frustrante, credetemi. Sono quindi corso ai ripari. Ho quindi raccattato un vecchio televisore che avevo in cantina e che nessuno utilizzava, e con un semplice cavo HDMI ho creato questa piccola struttura qua, che mi permette di vedermi effettivamente quando sto registrando. Sicuramente non è una soluzione pratica, comoda né veloce, poiché come vedete ho davvero tanti cavi in giro per la stanza e credetemi ci vuole davvero tanto, circa 10 minuti per imbastire tutto prima di iniziare a registrare. Per ora però va bene così, infatti le cose più importanti sono che io possa effettivamente vedere che la registrazione è partita e che io sia a fuoco. Tutto il resto è un di più. La lente principale che utilizzo per tutti i miei video nel 99,9% dei casi è la lente kit col quale arriva la T2. Si tratta del 18-55 f2.8-4 di casa Fuji. Si tratta di un'ottima lente kit, abbastanza luminosa e soprattutto stabilizzata, e questo fa veramente la differenza in video. Mi piacerebbe avere un pochino più di sfocato, di stacco nei piani nei miei video, ma al momento questo 18-55 è l'unica lente autofocus che ho nel mio corredo. Quindi, se conoscete una buona lente per Fuji che abbia un bello sfocato, magari economica, scrivetemelo giù nei commenti. Quando devo girare dei b-roll, quindi delle riprese secondarie per raccontarvi ancora meglio
gli accessori, i prodotti o le lenti di cui vi parlo, utilizzo molto spesso dei tubi di prolunga. Ne esistono di tutte le marche, soprattutto cinesi. Quelle che utilizzo io sono questi qui, di casa Meike. Si tratta di piccoli, semplici tubi di prolunga che, montati tra il corpo macchina e il nostro obiettivo, ci permettono di avvicinarci davvero molto ai nostri soggetti per realizzare delle foto e delle riprese molto molto strette, quasi macro. Personalmente adoro questo tipo di riprese perché mi permettono di raccontare in una maniera nuova e un po' insolita l'oggetto che abbiamo davanti. Il tutto è montato sul mio treppiede principale, il Manfrotto Element nella versione grande, con la sua testa sfera correlata. Come vedi, si tratta di un'attrezzatura prevalentemente fotografica che ho riciclato e adattato con vari marchingegni anche per il mondo video. Ma per ora va bene così. Infatti io faccio prima di tutto fotografia. Il limite più grande che patisco per quanto riguarda la mia attrezzatura è proprio la testa del treppiede. Infatti la testa sfera è un'ottima testa fotografica, ma non si può dire lo stesso dal punto di vista video. Infatti realizzare dei movimenti di macchina fluidi e morbidi con questa sfera è veramente un'impresa, credetemi. Mi piacerebbe quindi realizzare un piccolo upgrade da questo punto di vista. Purtroppo la 502 di Manfrotto è over budget, assolutamente. Quindi se conoscete qualche bella testa fluida per realizzare dei movimenti di pan e di tilt, possibilmente frizionata, scrivetemelo giù nei commenti. Insomma ragazzi, mi fido di voi. Per ora però non ho alcuna testa video e quindi tutti i b-roll che vedete sul canale sono interamente realizzati a mano libera oppure con l'utilizzo di un piccolo slider. In particolare si tratta di questo piccolo slider qui. È il piccolo slider di casa Newer. È uno slider molto molto semplice e molto piccolo. Non ha parti motorizzate né frizioni particolari. È quindi uno slider meramente manuale e con un po' di pratica si riesce a farci la mano e permette dei movimenti di camera abbastanza fluidi che però possono davvero semplificarci la vita. Insomma, riprendere tutto sempre a mano non è poi così semplice. Ditemi voi cosa ne pensate di tutti i b-roll che avete visto in questo video. Ci ho messo davvero tanto a realizzarli e ci tengo particolarmente, proprio perché sono un amante dei b-roll in sé. Lasciatemi quindi giù un commento dove mi dite cosa vi è piaciuto, cosa no e cosa potrei migliorare nelle mie riprese di b-roll. Bene, questa era tutta la mia attrezzatura per realizzare video oggi, nel 2020. Chissà che un domani tutta questa attrezzatura non cambi drasticamente. Ti ricordo che giù in descrizione trovi link a tutti i prodotti che ho menzionato nel corso del video e ti ricordo anche che si tratta di link affiliati. Quindi acquistando da quei link mi aiuterai a sostenere il canale e ad andare avanti, senza spendere un centesimo in più. Quindi ti ringrazio in anticipo se vorrai darmi una mano. Lascia un bel like e soprattutto iscriviti al canale attivando anche la campanellina per restare sempre aggiornato sulle novità del canale e per non perderti neanche uno dei prossimi contenuti. Scrivimi giù nei commenti una piccola lista della tua attrezzatura per realizzare contenuti, sia che si tratti di YouTube, sia che si tratti di tuoi progetti personali. C'è un accessorio al quale non rinunceresti mai? Io personalmente non potrei mai fare a meno di un treppiede, poiché il vlog è sì molto bello ma non fa proprio per me, e soprattutto perché non ho le mani così ferme per realizzare delle clip a mano libera che siano effettivamente utilizzabili. Insomma, il treppiedi per me è sicuramente un must have. Anche oggi abbiamo finito e quindi noi ci vediamo presto e buona luce!